Sotto i due visi sorridenti c'è incisa una frase: le idee restano. In mostra da oggi a Teramo, il Largo Madonna delle Grazie, il monumento in pietra realizzato per ricordare i giudici Falcone e Borsellino. E loro il sorriso complice e amichevole di questi due eroi che hanno combattuto e perso la vita per mano della mafia. L'opera, che si intitola appunto Il Sorriso, è stata disvelata davanti agli studenti di quattro istituti teramani. Il messaggio del sindaco Gian Guido D'Alberto e dell'avvocato Tommaso Navarra, uno dei fondatori del premio Borsellino, è chiaro: la mafia non esiste solo a Palermo, guai a abbassare la guardia. Un sorriso contro tutte le mafie, oggi a Teramo. È proprio così, il sorriso di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che non è il sorriso dell'assenza di paura, tutt'altro. È il sorriso del coraggio contro la paura, per superare la paura e per lanciarci un messaggio che attraverso il tempo, attraverso il lavoro, partendo dall'attività che loro hanno svolto, che tutte le istituzioni, ma direi tutti i cittadini, devono sentirsi parte di una stessa comunità che lotta contro la mafia, contro le mafie, contro la cultura mafiosa, per la legalità e per la giustizia. E questo sorriso è il sorriso del senso del dovere, della consapevolezza di aver fatto il possibile. Loro lo hanno fatto in modo straordinario, come degli eroi, sacrificando la loro vita e consegnandoci un testimone importante. Noi dobbiamo continuare a farlo sempre attraverso questo senso del dovere, scegliere sempre di stare dalla parte giusta, senza necessariamente essere degli eroi, sacrificare la propria vita, ma facendo ogni giorno il proprio dovere e scegliendo da che parte stare. La preoccupazione di molti cittadini è che queste mafie non stiano solamente a Palermo. Il problema è di mentalità, ognuno di noi deve farsi uno scrupolo di coscienza nell'azione quotidiana, amministrativa, se ha dei compiti istituzionali, ma anche sociale. Il Sehile non ha compiti diretti amministrative, proprio per un fatto che non deve avere, applicare un metodo mafioso della conoscenza per superare la fila o per risolvere il problema. Applicare i diritti e riconoscere le regole, come regole condivise della comunità, sono quello spirito di libertà che allontana il puzzo del compromesso, come diceva il Giovanni Falcone. Dopo Teramo, il sorriso inizierà un viaggio che lo porterà a Foggia, Bari e Matera, dove è prevista anche la partecipazione del ministro degli interni Luciana Lamorgese. A fine viaggio, che ne sarà di questa magnifica pietra incisa? Tornerà a Teramo per sempre.